Forever young, I wanna be forever young. Quante volte l'hai cantata? Tantissime, non sai quante. Adesso sto cercando di fare dei remix per il film, cosa eccetera. Ovviamente sono partito da quello, insomma, da I wanna be forever young, per raccontare questa generazione disastrata di persone tra i 30 e i 70 anni che fanno tutte le stesse cose, vanno tutti alle stesse feste, nessuno vuole andare in pensione. Come faccio dire nel film a uno dei personaggi, il problema di questa generazione è che si sono estinti i nonni. Nel film metto in scena un DJ di mezza età, che è interpretato da Lillo, che non vuole andare in pensione, anche se il DJ è un mestiere giovane per eccellenza. È difficile essere sintonizzati col mondo dei giovani ascoltatori a 50 anni. E metto in scena Teo Teocoli, che fa un avvocato di 70 anni che si prepara come fosse un iperatleta per la maratona, e coinvolge suo genero Stefano Fresi, che ha 35 anni ma tanti chili in più, a fare la maratona con lui, insomma, ad allenarsi con lui. Metto in scena Sabrina Ferilli, che fa una cougar di mezza età che si aggira nella notte alla ricerca di ragazzi. E poi Fabrizio Bentivoglio, che è un cinquantenne che ha una bellissima convivenza con una ragazza di 22, ma la tradisce con una signora di 50, con la quale ha una maggiore sintonia culturale, riferimenti musicali, insomma. È il primo film non sentimentale che faccio, è un ritratto dell'Italia di oggi in cui appunto nessuno vuole andare in panchina, vogliono tutti giocare fino alla fine. Io mi ricordo quando ero ragazzino, i calciatori a 30 anni andavano in pensione, dicevo, quello è a fine carriera. Adesso comunque ci sono dei calciatori che ce l'hanno 40 di anni, non hanno nessuna intenzione di annunciare la fine, e questo vale per tutti i mestieri. Se pensa che è il film più breve che ho scritto, cioè sono poco più di 90 pagine, perché alla fine sono tutte scene madri su questi personaggi presi in giro. E a me fanno ridere le storie, cioè mi fanno ridere le situazioni, cioè difficilmente mi fanno ridere le battute. A me piacciono quelle cose in cui metti il personaggio in una situazione talmente disastrosa che ridi qualsiasi cosa faccia. A quel punto ridi a tappetino per tutta la scena, senza bisogno di quella battuta da cabaret che te la risolva, insomma.